Prima di iniziare questo video volevo ringraziare Pasquale per avermi prestato il suo account con dentro il giocatore in questione. Davvero un grazie speciale a lui da parte dello staff di noi malati di foot. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand. Ciao a tutti ragazzi, io sono Giovispo dello staff di Noi Malati di Foot e benvenuti nella player review di Fabian Castillo Toz, Team of the Season, con una carta da 74 di rating, quindi a sua volta è una carta argento. Ma io direi di partire subito dal primo pro che subito salta all'occhio, la sua velocità. È un giocatore velocissimo, devo dire al pari anche di Aubameyang nella sua versione IF, se non addirittura forse un po' più veloce. Sulla carta ha 96 di velocità con 92 accelerazione e 98 velocità scatto. In pratica ha una partenza lampo ragazzi e lo vedrete anche nelle clip. Un altro pro per questa carta, per questo giocatore, è l'agilità. Ha un 76 sulla carta che in game sembra almeno un 85 perché è molto agile e se gli uniamo le 4 stelle skill otteniamo davvero un dribblatore con le skill e di agilità davvero molto molto buono. In generale ha 82 di dribbling con 76 agilità, 79 equilibrio, 73 riflessi, 72 controllo palla e 85 di dribbling puro. Io comunque ho inserito tra i contro il suo controllo palla perché a volte nello stoppare e in corsa perdeva il pallone. Ha un dribbling puro molto molto buono che non mi sono sentito di inserire tra i pro. Dei riflessi è un equilibrio buono. Questo equilibrio devo dire va abbinato al fisico, 65 sulla carta, con 76 resistenza, 56 forza e 72 aggressività. Voglio abbinare questi due valori, fisico ed equilibrio, perché anche se sulla carta non ha una buona forza fisica, comunque riesce a contrastare bene i giocatori, riesce a rimanere in piedi durante i contrasti e nelle clip lo vedrete. Ha una resistenza buona comunque e un'aggressività che devo dire mi ha particolarmente colpito perché anche se sembra basso sulla carta in game ne dimostra almeno un 80, però non l'ho inserito tra i pro. Un altro pro sono le 4 stelle piede debole, infatti sia di destro che di sinistro riesce a passare e a tirare molto bene. In generale il suo tiro è 75 sulla carta con 84 posizionamento, 76 finalizzazione, 77 potenza tiro, 71 long shot, 67 tiri al volo e 68 di rigori. I rigori sono soggettivi, tiri al volo devo dire non ne ho provati tantissimi, però non mi sono sentito di metterli come un contro. I long shot non li ho inseriti tra i contro perché comunque non sono proprio un contro marcato. Potenza tiro però che l'ho inserita tra i contro perché a volte tirava dei tiri forti, a volte tirava dei tiri pianissimi. Finalizzazione che non ho inserito né tra i pro né tra i contro perché i gol li fa ma li sbaglia anche. Posizionamento che ho inserito tra i pro grazie anche al suo work rate alto basso e ciò gli permetteva di rimanere per la maggior parte delle volte in posizione. I suoi passaggi non sono proprio il massimo, come contro ho inserito solo i passaggi lunghi che includono a parer mio cross e per l'appunto i passaggi lunghi. In generale ha 65 con 59 visione, 62 cross, 71 passaggi corti, 61 passaggi lunghi e 71 di effetto. Quest'ultimo valore rientra anche nei tiri a giro e nei pallonetti, devo dire che sono molto molto buoni. Infatti l'effetto l'ho inserito tra i pro. Una visione di gioco che devo dire mi sembrava un 70 in game che non ho inserito tra i contro. Cross e passaggi lunghi, come già detto, inserito tra i contro sotto forma di passaggi lunghi in generale. I calci piazzati non ne parliamo proprio perché non è proprio il suo forte e non l'ho inserito neanche tra i contro. E ha 58 sulla carta. Ha un colpo di testa, devo dire, non proprio perfetto ma neanche così brutto. Un 70 di elevazione e un 49 precisione di testa. Questo giocatore è alto 173 cm, quindi non è molto alto. Il suo piede preferito è il destro. Io principalmente l'ho utilizzato come ala sinistra e devo dire mi sono trovato molto molto bene perché essendo un giocatore argento devo dire che comunque è una carta buggata. Riassumendo, pro, velocità, agilità, 4 stelle skill, 4 stelle piede debole, effetto e posizionamento, contro, controllo palla, potenza tiro e passaggi lunghi.
io gli ho dato un 7 perché sì, è un giocatore buono, buggato, i gol li fa, ma così come li sbaglia e comunque i suoi passaggi non sono proprio dei migliori. Dunque ragazzi, la player review di Castillo Tots termina qui. Se vi è piaciuto non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, mettete mi piace anche alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione, iscrivetevi a questo canale e al mio canale, link qui sempre in descrizione. Dunque ragazzi, qui Geovisfo vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!